percorso che parte ormai un paio di mesi fa. A un certo punto c'è stata una call fatta da Regione Lombardia che chiedeva ai comuni la disponibilità di aree dove eventualmente fare il vaccino. Ne abbiamo segnalate diverse, alcune aree più piccole tipo le scuole, e poi anche abbiamo identificato alcune aree private. Questa è la più importante anche da un punto di vista logistico, facilmente raggiungibile per tutti, perché c'è la Rivoltana che ci arriva direttamente, tra un mese arriverà la metropolitana, c'è il parcheggione di fianco, insomma, e quindi diciamo tutti quanti abbiamo convenuto che fosse effettivamente un'area bella e importante dove fare un nuovo hub vaccinale. Noi abbiamo fatto una call ai nostri cittadini chiedendo quanti ci fossero eventualmente con due vaccinazioni per dare supporto a questa struttura. E qua oggi ci sono alcuni nostri concittadini, ci sono i nostri volontari della Protezione Civile, c'è il supporto della nostra polizia locale, diciamo delle forze dell'ordine. Continua a permanere anche il centro di Cernusco, però questo ovviamente a livello di numeri è un hub importante. Diciamo che a regime dovrebbe arrivare a 4.000 vaccinazioni die. La potenzialità è arrivare a 30 linee vaccinali, forse anche qualcosa di più, fino a teoricamente a fine di luglio. Il desiderio è quello appunto che tutte le difficoltà che ci sono state finora riescano ad essere diluite, risolte con una situazione vaccinale, per noi ovviamente che siamo un comune di prossimità, molto comoda per quanto concerne lo spostamento, ma anche mi viene da dire per quanto concerne l'organizzazione. Come ha trovato l'organizzazione? Sono stati veloci? Veloci, sì. Perfetto, perfetto. Sono state, non ho fatto nessunissima coda, è stato tutto velocissimo e veramente perfetta l'organizzazione, mi sembra. È contenta? Sì, molto, molto. Spero di fare, cioè presto farò la seconda dose, proprio finalmente avrò un po' più di libertà, almeno quello si spera.